Iniziamo questa conferenza stampa dal titolo Verso una legge meritocratica e trasparente per la gestione delle aziende sanitarie e dei policlinici universitari. E facciamo anche le dovute presentazioni. Alla mia sinistra abbiamo l'avvocato Riccardo Graziano, segretario generale dell'ente pubblico del microcredito. Più in là abbiamo il dottor professor Giovanni Carnovale del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma. Qui abbiamo i nostri colleghi dell'Alternativa C'è, Massimo Baroni, della Commissione Affari Sociali, l'onorevole Francesco Sapia, sempre della medesima commissione, e in collegamento da remoto abbiamo l'illustre professor Federico Tedeschini, professore universitario, avvocato amministrativo. Insomma, un'eccellenza. Dunque, per dare avvio a questa conferenza stampa, oggi parliamo di un sistema sanitario che purtroppo è a pezzi, però questa non è sicuramente una novità, perché dopo anni di tagli scellerati, di ospedali chiusi, di nuove strutture rimaste solo sulla carta e di lottizzazione politica, non poteva che essere altrimenti. Il Covid, in realtà, il Covid-19 ha mostrato tutta la fragilità di un sistema, di un simile sistema, con pochi esempi virtuosi e con tanti disastri. Le risorse sono quasi interamente in mano alle regioni e la politica negli anni non ha premiato i migliori, ma più semplicemente i più fedeli. Neppure uno tsunami come quello del Covid, che è avvenuto dato inizio il marzo scorso, ha portato a invertire la rotta. E le lunghe code di ambulanze con a bordo pazienti colpiti dal virus, che vediamo purtroppo anche in questi giorni negli ospedali, ne sono purtroppo la conferma. Per non parlare poi delle vaccinazioni che procedono a velocità diverse nei diversi territori. Purtroppo, dicevo, i più fedeli compiacciono il politico di riferimento, ne assecondano le richieste. E se poi tra un'ondata e l'altra gli ospedali sono in costante emergenza con pazienti che finiscono dentro le tende, poco importa. Poi non sarà del resto un caso che non si fermino mai le porte girevoli tra la sanità e politica, con medici che poi non riescono a curare né i loro pazienti né i mali della pubblica amministrazione, e politici di professione che dai medici cercano soltanto i voti dei cittadini che hanno in cura. E quanto sta emergendo in questi giorni nel Lazio con le cosiddette concorsopoli e le assunzioni facili, dove un posto pubblico finisce sempre a politici, figli di e amici degli amici, è solo la punta dell'iceberg. Alcune regioni scelgono i direttori generali delle ASL da un elenco a cui si accede sulla base di un curriculum che documenti 5 anni di esperienza come dirigente e il superamento di un concorso di formazione per direttori generali. E altre affidandosi a una commissione nominata dalla stessa regione in risposta ad un avviso pubblico. Il direttore generale a sua volta nomina il direttore sanitario, il direttore amministrativo in accordo con i vertici sanitari regionali e dunque il controllo politico, o meglio partitico, delle strutture sanitarie è assicurato. E a non essere assicurato invece sono le cure. Tutto questo ovviamente non è più accettabile, il sistema va cambiato radicalmente. Ed è opportuno farlo partendo da un cambio delle modalità delle scelte dei manager. Basta puntare ai più obbedienti e avanti con quelli che sanno realmente come far funzionare un'azienda, magari dicendo anche no al politico che chiede la raccomandazione per il posto letto o il trattamento migliore per qualche suo pupillo. Non si può pensare come è accaduto, ad esempio, proprio qui nel Lazio, che facendo rotolare una testa avanti a uno scandalo si possa poi proseguire come se niente fosse accaduto. Quello è soltanto il capro espiatorio, ma quello che serve al Paese è una vera riforma e questa mattina parliamo proprio di questa riforma. Quindi vorrei dare la parola al collega onorevole Francesco Sapia su questo tema. Grazie, buongiorno a tutti. È vero quello che dici, Raffaele. Il Covid ha messo in luce tutta la pochezza di alcuni servizi sanitari regionali e in alcune regioni le spese le fanno i cittadini che non riescono a curarsi. Altrettanto è vero quello che dici sui direttori generali, che hanno sempre mercificato e fatto campagna elettorale
attraverso assunzioni clientelari, non per il merito, ma per fedeltà o tessera di partito. E quindi ancora cittadini bisognosi di cura a pagare. Quello che ne è scaturito fuori è stata la migrazione sanitaria o regioni commissariate. Emblematico il caso della Calabria, abbiamo fatto ben due decreti Calabria per cercare di riportare legalità e diritto di cura nella regione più disastrata, forse per quanto riguarda la sanità d'Italia. C'è anche agli atti il rapporto della Commissione Serraricio che indicava i direttori generali proni e supini al sistema politico. È vero, e quindi è giusto che c'è bisogno di una nuova normativa. Perché è vero che c'è stato l'elenco e quindi un piccolo passo avanti per poter scegliere i direttori generali, ma alla fine sono sempre gli stessi che vengono chiamati. Quindi c'è bisogno di una nuova legge che chiama i migliori basati su un criterio molto spesso dimenticato, il merito. I direttori generali devono essere chiamati per il merito e non per appartenenze politiche. Dobbiamo rompere questo trend, dobbiamo invertire questo trend e lo possiamo fare grazie a una nuova legge. Io sono a disposizione per lavorare e andare in quest'ottica per dare anche il diritto di cura ai cittadini, specialmente in quelle regioni dimenticate. Grazie. Grazie Francesco, passo subito la parola al professor Giovanni Carnovale. Grazie onorevole Raffaele Trano. Io devo ringraziare l'onorevole Raffaele Trano, rubo qualche minuto in particolare perché mi ha dato due opportunità, onorevole. La prima di carattere politico, quindi sono entusiasta di poter onorarvi di dire di essere un suo collaboratore in materia sanitaria, perché io sono nato e vissuto anche professionalmente a Roma e devo dire che ho trovato tantissimo. Nutro grande ammirazione per l'onorevole Trano e anche per gli altri parlamentari che ho conosciuto grazie a lui, in particolare l'onorevole Sapia e l'onorevole Baroni, perché ho trovato terreno fertile in un argomento che in verità è così presente ed è fortemente condizionante da sempre. Io sono un tecnico, sono un medico, mi onoro di poter rappresentare in questo momento l'Ordine dei Medici di Roma, che è l'ordine più grande d'Europa, 46.000 medici, e quindi devo testimoniare questo mio disappunto verso la gestione sanitaria. Con l'onorevole, quindi con questo gruppo che sta nascendo, ho trovato in realtà tanta disponibilità politica e umana. E quindi mi posso permettere di andare avanti sull'altro discorso, che è quello prettamente tecnico. Anche qui dobbiamo dire, cari onorevoli e cari giornalisti presenti, che questi sono argomenti che conosciamo bene, soprattutto noi sanitari. Noi quotidianamente dobbiamo far fronte e contrastare una sanità che continuamente viene condizionata dalla politica. Pertanto, sono entusiasta di poter partecipare a questo disegno, che è quello di preparare, con l'aiuto dei nostri tecnici illustri, quali per esempio il professor Tedeschini, una proposta di legge che già stiamo cominciando a organizzare, che possa cercare di cambiare qualcosa. In quali termini? I termini sono facilmente, e non a caso siamo qui dopo una pandemia, o dopo, magari poter dire dopo, diciamo dopo e durante una pandemia che ci ha devastato. Però ha posto l'unico vantaggio che forse ha dato questo triste episodio di aver posto l'attenzione su uno degli argomenti che misurano lo stato di civiltà di un paese, di una nazione, che è la sanità. La sanità è diventato forse l'ultimo degli argomenti, no? In realtà dovrebbe essere il primo. Le regioni erano affidate a loro stessi, non c'è mai stato un disegno organico. Quindi queste criticità, che mi piace adesso riassumere in due o tre argomenti, sono state evidenziate da questa pandemia. Forse l'unico dato positivo di questa pandemia è la possibilità di essere posti noi sanitari di nuovo al centro dell'attenzione che meritiamo e quindi di poter cercare di modificare qualcosa. Noi nasciamo in un sistema sanitario nazionale, devo dire, di altissimo livello. Non mai dire che il nostro sistema sanitario nazionale non vale, non è assolutamente vero. Il nostro sistema sanitario nazionale, nella ricerca
continua di quel valore che è l'universalità, ovvero della possibilità di curare in modo uguale ed equivalente un cittadino della nostra Calabria, onorevole Sapia, così come un cittadino di Milano. D'altra parte, apro una parentesi, anche Milano non è che abbia dimostrato grandi risultati. Per cui è evidente che qualcosa debba cambiare. Per cui la prima criticità che si è evidenziata durante la pandemia e che noi dobbiamo cercare di assolutamente di modificare è quindi questo rapporto tra lo Stato e le regioni. Il contenzioso Stato-Regioni, onorevoli e giornalisti, sono in Italia il più alto contenzioso che c'è, mi dice che avevo il conforto del professor Graziano, sono il più alto numero di cioè il più alto numero di conti, è un livello altissimo di contenzioso tra Stato e Regione. E direi che un buon 70, 80, 90% è sicuramente in materia sanitaria. Quindi la prima cosa che va fatta è cercare di modificare al meglio questo rapporto tra Stato e Regioni, quantomeno in materia sanitaria. Adesso diremo anche come, secondo me. Questa è la prima criticità che si è evidenziata. Qualsiasi cosa il nostro ministro, che poi dovrebbe essere l'unico competente in materia dal mio punto di vista, premetto subito che io vedo una sanità, un ritorno alla sanità centralizzata, quindi, ecco, quindi questa come premessa generale, qualsiasi cosa si evidenziasse dal ministero veniva poi, durante questa fase pandemica, criticata, se non ostacolata, a livello regionale, che è una cosa terribile, perché se esiste una linea guida, tu poi, presidente di regione, non me la puoi ostacolare. E si è evidenziato da subito nelle mascherine, da motivi meno importanti quali le mascherine, per non dire i tamponi, su cui noi abbiamo vinto poi abbiamo ottenuto un'importantissima ordinanza al TAR, per finire poi adesso, come vediamo, nei vaccini. Ogni regione fa come vuole, addirittura alcuni si mettono a contrattare parliamo di fatti concreti, quindi con i russi, per dire, di un vaccino che non è neanche riconosciuto dall'EMA, per cui insomma questa storia deve finire, quindi centralità. Adesso poi cercherò di sintetizzare qual è l'unica possibilità che abbiamo per tornare a una centralità. L'altra criticità che si è evidenziata è stata quella dei distretti sanitari, che comunque è figlia sempre del primo problema, per cui se non c'è un presidente di regione che dà delle linee guida precise, come ci può essere poi una medicina del territorio che risponde a queste problematiche? Per medicina territorio mi permetto di evidenziare sia i distretti sanitari sia i medici di base, che si sono trovati, che non mi sento di colpevolizzare più di tanto, perché si sono trovati loro stessi nudi di fronte alle problematiche sanitarie. Ci sono dei colleghi medici di base che hanno veramente dovuto affrontare, soprattutto nella prima fase di questa maledizione, i pazienti senza sapere nulla, senza sapere se potevano somministrare l'idrossiclorochina, per esempio. Soltanto un'ordinanza del TAR ha affermato poi nuovamente che i medici, tutti, anche i medici di base, potessero avere libertà di terapia, di somministrazione. Altra grande vittoria in sede amministrativa. Devo dire, apro una parentesi, devo dire che l'unica potere, quindi tra i tre che formano la nostra Costituzione, quindi l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario, l'unico che ha risposto un po' è stato il giudiziario, che ci ha aiutato tanto, quantomeno in sede amministrativa. Ci ha permesso di poter, per esempio, somministrare quando volessimo e cosa volessimo, naturalmente sempre con il principio della scienza e coscienza. Ci ha permesso di non aspettare più la fantomatica attesa vigile. Ma cosa vuol dire? Cioè, ci sono stati pazienti che per questo concetto dell'attesa vigile, indicazione dei presidenti di regione, hanno cominciato la terapia con giorni di ritardo e quindi io non so quanti, in realtà, quanti decessi sono stati causa di queste imprecisioni, vogliamo chiamarle imprecisioni? Altro punto nevralgico? Grazie. Altro punto nevralgico è fondamentale per noi sanitari è il rapporto con l'università e quindi con i centri di ricerca. Anche lì io, premessa generale, sono per il ritorno assoluto della ricerca scientifica affidata al Ministero competente.
E quindi non alle regioni. In che senso? Dovete sapere, sicuramente i nostri interlocutori lo sapranno, ma i policlinici universitari, per la loro componente assistenzialistica, che poi equivale a quella componente che deve poi proporre ed esporre la ricerca scientifica immaginata nei laboratori, dipendono totalmente dalle ASL di competenza. Per cui torniamo all'origine. Quindi io, ricercatore di un policlinico universitario, non posso somministrare farmaci in via sperimentale o cercare degli accessi e delle vie chirurgiche che sono alla base della ricerca sanitaria se non chiedo il permesso a chi? Al direttore generale. Quindi è veramente incredibile. La ricerca sanitaria, come mi ha sempre insegnato il mio professore, il professor Frati, deve tornare alla centralità. E quindi questa è la terza criticità, per non parlare poi degli aspetti economici di cui io non capisco niente, per cui mi affiderò a dei tecnici, ma è comunque di facile immaginazione, che sia un direttore generale a potere assoluto in quell'ASL, è facile immaginare come possa decidere che le siringhe si possano comprare da un tizio piuttosto che da un altro, per non parlare dei vaccini, ovviamente. Anche qui io immagino una centralità, una piattaforma centralizzata degli acquisti, così come succede nel paese che tanto ammiro, che sono gli Stati Uniti, dove c'è una piattaforma dove queste siringhe, per non dire i vaccini, una volta riconosciuti, eccetera, di cui una volta che la loro validità è stata riconosciuta, così come per i farmaci, questi vaccini, questi farmaci, questi presidi tecnici, sanitari, vengono messi all'asta su questa piattaforma e quindi bisogna comprare questi beni da una piattaforma nazionale. Quindi centralità nella sanità, ritorno alla centralità nella sanità e nella ricerca. Io, l'onorevole Trano e gli onorevoli che mi onoro, con quelli mi onoro di poter collaborare, abbiamo evidenziato in un unico argomento il primum movens per ritornare a questa centralità. E qual è questo argomento? Modificare, quindi inventare, immaginare una proposta di legge che possa poi diventare legge del nostro paese, che debba modificare la selezione e la nomina dei direttori generali delle ASL, riportando l'asse di quest'ultima, di questa nomina, di questa selezione sulla meritocrazia. Quindi bisogna scardinare completamente il sistema che oggi porta questi direttori generali ad essere nominati, che sono sostanzialmente, si può riassumere in una sorta di albo, che non è un albo, non è una graduatoria così come gli universitari conoscono, così come noi poveri mortali conosciamo quando dobbiamo approcciarci a un concorso pubblico, e quindi una graduatoria dove si accede per titoli, dove si accede dopo una valutazione di una commissione nazionale e non regionale, e infine una graduatoria che possa consentire un aspetto che viene trascurato volutamente dai più, e qual è? Quello di permettere poi alle autorità competenti di poter, evidentemente, in un secondo momento, contrastare la nomina di un tizio a vantaggio di un terzo. Voglio dire, se io Giovanni Carnovale mi sento di avere più, se, so, mi sento, ho partecipato a un concorso universitario e mi rendo conto che quello che ha superato, che mi ha superato a meno titolo di me, io vado in sede amministrativa, ricorro e quindi spero di poter ottenere giustizia. Questo nei direttori generali è fantasia, non è possibile. Una volta che il presidente di una regione, per quella famosa discrezionalità che gli dovrebbe competere, ha scelto X piuttosto che Y non può ricorrere. Quindi credo di essere stato abbastanza sintetico, spero e credo e mi auguro che la paternità di questa legge sia affidata al mio onorevole Raffaele Trano, e quindi mi appello adesso a continuare nei tecnicismi, offrendo la parola al professor Tedeschini, che magari possa cercare di mettere ordine nella confusione che io posso invece aver creato. Grazie, prof. Ecco qua. Mi sentite? Pronto, mi sentite? Sì. Perfetto, grazie. Beh, dunque, io metterò ordine iniziando a criticare
il mio predecessore, che peraltro ha fatto un intervento di altissimo livello. Ma c'è un punto debole che poi è il punto sul quale tutti quanti oggi riflettiamo dopo quello che è successo, e cioè il rapporto fra lo Stato e le regioni nella sanità. Guardate, non dobbiamo fare l'errore di ritenere che la sanità ristatualizzata risolva tutti i problemi. La Costituzione ci dice che la sanità è materia regionale, possiamo tranquillamente mantenerla come materia regionale, ridando allo Stato però il ruolo che lo Stato ha abbandonato. Attenti, non le regioni sono andate per conto loro perché lo Stato non ha esercitato quella potestà di indirizzo e coordinamento che la norma costituzionale gli dà. Ora, a prescindere dalla mia sostanziosa idiosincrasia per le riforme costituzionali, perché abbiamo sempre visto riforme che andavano in peius, ma a parte questo, tenete conto che lasciare la materia alla competenza delle regioni e quindi a leggi regionali non significherebbe perpetuare il caos al quale assistiamo oggi, ma il caos si perpetua nella misura in cui lo Stato non esercita una potestà di indirizzo e coordinamento quale la Costituzione gli attribuisce. Quindi che cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere una legge quadro. Una legge quadro nella quale lo Stato intanto ricordi alle regioni che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e sono uguali sia ai cittadini pazienti sia ai cittadini amministratori. Per cui la reintroduzione del merito si ottiene non solo attraverso la elaborazione di elenchi dai quali la regione tragga i nomi dei direttori generali o dei direttori sanitari o dei direttori amministrativi o di chi volete voi, ma che questi elenchi siano il frutto di procedure concorsuali efficaci, leali, trasparenti, cosa che oggi sappiamo non avvenire. Abbiamo diversi casi di direttori generali che sono stati nominati tali pur non avendo i requisiti che leggi statali o leggi regionali gli davano. Quindi, come vedete, il problema non è quello di riportare, come dicono alcuni, il governo della sanità sotto lo Stato. Il problema è di ridare allo Stato per la parte sua e alle regioni per la parte sua i poteri che la Costituzione gli conferisce, perché erano poteri equilibratissimi, se ne è fatto cattivo uso. Allora, le punte di affioramento che sono state qui e non solo qui denunziate, da che cosa derivano? Derivano dal fatto che la legislazione regionale e quella statale è diventata una legislazione pessima. Pessima innanzitutto perché? Perché quando per esempio si parla di ASL, voi comprendete l'ASL che cos'è? L'ASL è un ente, è un ente a fini settoriali, come lo è un comune, come lo è una provincia, come forse lo è una regione e come lo è lo Stato. Fin dagli anni 50 la scuola di Grenoble, non a caso la Francia è il miglior sistema amministrativo d'Europa, la scuola di Grenoble ha spiegato che ogni ente per le sue caratteristiche deve avere delle dimensioni ottimali. Da noi le dimensioni ottimali le ASL non le hanno, ma vengono istituite secondo regole che possiamo dire di carattere quasi clientelare. Bisogna ridisegnare completamente la mappa delle ASL. E su questo può intervenire il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato che dirà quali sono i criteri per ridisegnare la mappa delle aste. Quindi il primo problema è un problema organizzativo. Bisogna ridisegnare l'organizzazione della sanità, lasciando al legislatore regionale la possibilità di esaltare le caratteristiche di quella regione, perché non c'è dubbio che la Calabria ha caratteristiche diverse dalla Lombardia, questo lo sanno tutti.
Altrimenti il discorso diventa puramente partitico, non politico. La politica è una cosa alta, per cui ci sarà colui che è interessato a colpire l'una regione o l'altra regione a seconda del colore politico che la governa. Questo è uno sconcio che deve finire, francamente, perché poi tutti ne stanno male. Allora, un uso del potere di indirizzo e coordinamento capace di dare alle regioni la possibilità e anche l'obbligo di una nuova legislazione che dal punto di vista organizzativo muova, dicevo, dai criteri della scuola di Grenoble, dal punto di vista funzionale si occupi del personale secondo criteri meritocratici che almeno inizialmente siano strettamente tali. Poi noi sappiamo che la realtà è complessa, per cui la politica ci metterà il becco e io non sono nemmeno tanto contrario a che la politica ci metta il becco, purché sia la buona politica, cioè la politica di colui che sa che quando fa una scelta nella nomina di un direttore generale, poi ad un certo punto ne risponderà al proprio partito e al proprio elettorato. Perché qui quello che non funziona, purtroppo, amici miei, è il rapporto fra l'elettore, il partito e il sistema. Perché non c'è dubbio che i partiti sono i produttori di idee, il Parlamento ne è il mediatore. Se dai partiti provengono idee sbagliate o idee poco funzionali, è chiaro che il Parlamento, poveretto, cosa può fare? Media tra idee cattive. È quello che sta succedendo da quando si sono successe una legge elettorale peggio dell'altra, se dobbiamo proprio risalire le cause. La sanità è la punta dell'iceberg. Tornando però a questa materia, dicevo, l'altra cosa da fare nella legge quadro è scrivere norme che disciplinino il rapporto fra i mezzi finanziari e di personale e gli obiettivi che si vogliono perseguire. E qui interviene l'ultimo grande problema, i rapporti tra la sanità pubblica e la sanità privata. Voi sapete che il dibattito adesso si muove secondo due grandi opzioni, l'una che dice tutto pubblico e l'altra che dice il pubblico costa troppo, inefficiente, tutto privato. Sono entrambe sbagliate. In tutti i paesi dell'Europa esiste una sanità pubblica con diversi livelli di complessità e una sanità privata con diversi livelli di complessità. Bisognerà comprendere come, regione per regione, esista una sanità pubblica efficiente che deve coordinarsi con una sanità privata che deve diventare altrettanto efficiente e viceversa. Ci saranno regioni dove la prevalenza potrà essere data alla sanità privata, regioni nelle quali la prevalenza potrà essere data alla sanità pubblica sulla base di quale criterio? Quello dei risultati. Altrimenti noi continueremo a giocare la partita sul contenzioso amministrativo e succederà quello che Carnovale diceva: affidiamo ai giudici le scelte finali. Io sono uno che per il mestiere che fa ha imparato a apprezzare il ruolo della politica e a diffidare del ruolo dei giudici. Perdonatemi, ma non mi devo preoccupare di avere consensi. Faccio il tecnico più o meno sedicente e da tecnico più o meno sedicente dico quello che penso. Quando noi arriviamo al contenzioso giudiziario, noi arriviamo alla patologia, non dovremmo arrivare a quel punto. Voi lo vedete adesso con la storia dei vaccini, ma è mai possibile che nessuno abbia avuto il coraggio di chiedere, nessuno dico, di leggere questi benedetti contratti firmati dall'Europa e puntualmente segretati? Un sistema sanitario efficiente, con uomini credibili, avrebbe, anziché fare delle interviste nelle quali si parla di sesso degli angeli, posto questo problema e lo avrebbero fatto i medici. Ho sentito soltanto poche battute su questo punto, eppure questo è il problema. È chiaro che noi continuiamo da utenti a non capire se i vaccinati in Italia rispetto all'Inghilterra sono tanti di meno perché o non ci sono i vaccini o non sono in grado di inocularli. Qualcuno ci racconta la prima cosa, cioè qualcuno ci racconta la seconda. Compito della politica e quindi del legislatore sarà quello di far sì che si riesca a capire
Dove stanno le colpe? Probabilmente le colpe stanno equamente distribuite fra chi deve acquisire i vaccini e chi li deve inoculare. E poi si interviene con gli strumenti giuridici che la legislazione, a questo punto regionale, deve avere. Tutto qua. Quindi io credo che il lavoro che voi dovete fare, se non vuole essere uno dei tanti lavori che finiscono poi nell'archivio parlamentare, deve essere quello di una legge quadro che sia imperniata sugli obiettivi che ho appena detto: l'organizzazione, il personale, i mezzi, gli obiettivi. Da ultimo, un paio di norme a parte, non più di un paio di norme perché non servono, una legge quadro nella quale si disciplina il rapporto tra sanità pubblica e sanità privata, tenendo conto anche del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica e tenendo anche presente il principio costituzionale del diritto alla salute. Se si sanno leggere con una tecnica giuridica che è conosciuta anche dagli apparati parlamentari in modo corretto, noi avremo nel giro di qualche anno, perché anni ci vogliono, riorganizzato la sanità, portandola ai livelli, usiamo un'espressione abusata, europei, ai quali vogliamo abituarci. Se invece continuiamo a fermare il dibattito, sulla maggior colpa dello Stato, delle regioni, della sanità pubblica o della sanità privata, guardate, non andremo da nessuna parte. Questo è il mio pensiero e resto ovviamente a vostra disposizione per aiutarvi a stendere questo oggi fantomatico, anzi, questa oggi fantomatica proposta di legge, che meglio sarebbe che fosse un disegno di legge, cioè di provenienza governativa, ma mi rendo conto che questo non è il momento per farlo e non aggiungo altro per non essere polemico. Vi ringrazio. Grazie professor Deleschini, e volevo soltanto capire meglio qual è, mi permetto di farle una domanda, perché volevo capire meglio il suo pensiero su questo tema. Io condivido tutto quello che lei ha detto e spero che possa essere il nostro punto di riferimento in questa iniziativa, perché secondo me non c'è nessuno meglio di lei. Volevo però capire il suo pensiero con più attenzione su un argomento particolare, che è questo, e che è quello che abbiamo vissuto noi sanitari. Ci sono delle situazioni dove si può dialogare, secondo me, con le regioni. Lei ha parlato comunque poi di fare riferimento per alcuni aspetti alle regioni. Ci sono però altri argomenti sanitari che io ho vissuto, che noi abbiamo vissuto, come alcune fasi emergenziali, come questa che abbiamo vissuto, dove secondo me invece l'input deve necessariamente essere straordinario, cioè evitare il rapporto con le regioni, deve essere nazionale. Mi spiego, non possiamo, secondo me, affrontare alcune tematiche come l'emergenza che abbiamo vissuto affidando a piccole commissioni locali, regionali, l'argomento. Sono talmente difficili che non ci si fa in tempo. Deve essere quindi a livello centrale programmata una direzione per le fasi emergenziali. Io ritengo, onorevole Trano, Federico, Raffaele, che il vero deterrente del terzo millennio sarà la ricerca scientifica. Cioè noi dobbiamo essere pronti, non più con una portaerei a bloccare il potenziale nemico, ma dobbiamo essere pronti con alcuni laboratori, così come succede negli Stati Uniti, vedi Pfizer, che in 3 mesi ti fanno un vaccino se dovesse ricapitare una emergenza di questa natura, a cui purtroppo credo dobbiamo essere preparati. Ecco, quindi torno nella mia ignoranza assoluta amministrativa, a cercare di porre al centro alcuni argomenti. Su questa cosa, 2 parole sue, professore, per favore. Mi sentite? Mi sentite Sì, ora? sì, sì. Grazie. Allora, non c'è dubbio che le fasi emergenziali debbano essere di competenza dello Stato, ma di nuovo di competenza dello Stato dal punto di vista degli indirizzi e qualche volta degli ordini alle regioni. Questo siamo assolutamente d'accordo, ma vi ricordo una cosa, che lo Stato in realtà
più volte di fronte all'emergenza finanziaria delle regioni è intervenuto con i commissariamenti. Ma se avete notato, i commissariamenti, se si esclude qualche felice isola come l'Abruzzo, sono stati dei fallimenti, perché purtroppo l'intervento dei commissari andava a mettere le mani su una materia nella quale in carenza di denaro si riducevano i servizi, per cui poi la gente si lamentava, strillava, arrivavano le interpellanze parlamentari e si tornava come prima. Quindi non c'è un problema di più Stato o più regioni, c'è un problema di distribuzione delle funzioni sulla base degli obiettivi da perseguire. Sulla emergenza, ripeto, non è solo l'emergenza sanitaria, l'emergenza finanziaria, l'emergenza turistica, impone una più forte presenza dello Stato. Ma noi non dovremmo arrivare all'emergenza, perché a prescindere da questo che è un fenomeno mondiale, quello del virus, il quale poi cercheremo un giorno, fra qualche decennio, di capire come ci siamo arrivati. Ma a parte questo caso, generalmente, quando si arriva all'emergenza è perché non ha funzionato qualche cosa nella macchina pubblica. E la macchina pubblica è fatta da noi, di Stato, regioni, province e comuni. In altri paesi è fatta di Stato e Länder. In altri paesi ancora di Stato e province economiche. Noi abbiamo un modello, non è che possiamo fare ogni giorno la rivoluzione del modello. Teniamoci questo e facciamolo funzionare meglio. Ecco, questo è il mio pensiero. Grazie. Grazie professore anche per quest'ulteriore chiarimento. Io passerei subito la parola all'avvocato Riccardo Graziano, prego. Grazie dell'invito, grazie di questa opportunità, grazie onorevole di avermi accolto, grazie professor Carnevale del tuo invito. Allora, due riflessioni, una diciamo da giurista e una seconda poi da, diciamo, da un profilo un po' più economico. Qui indubitabilmente si discute degli effetti che la nota riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001 ha generato. E non potrei che essere più d'accordo col professor Tedeschini, soprattutto nel fatto che il vulnus principale di quella riforma, premesso che molte riforme costituzionali purtroppo non hanno avuto un grande successo perché forse i padri costituenti avevano una tecnicità che ancora a distanza devo dire che migliore di quella che siamo stati in grado di produrre noi come nuove generazioni, diciamo. Tuttavia, l'introduzione della normativa concorrente in capo alle regioni, introdotta appunto dalla riforma del titolo quinto, presupponeva anche che la normativa concorrente fosse anche complementare a quella statale. Questa complementarità, che è venuta meno per debolezza sostanzialmente dello Stato, ha creato degli scompensi anche che hanno generato, quello che diceva il professor Carnevale, un enorme contenzioso fra le regioni e lo Stato. Contenzioso in materia di limiti di normativa, di limiti di competenze e anche, ahimè, in materia economica, perché oggi l'Italia, noi come sistema paese, siamo ancora orgogliosi del welfare nazionale che 10 anni fa era forse fra i primi al mondo, no? Purtroppo anche per motivi economici si sta assottigliando questo welfare, ma tuttora dobbiamo esserne orgogliosi perché io viaggio per lavoro spesso all'estero, la sanità italiana non lascia indietro nessuno, ho visto scene di gente infartuata non entrare in un ospedale perché non aveva le capacità economiche. Quindi, detto questo, dobbiamo cercare di difendere per quanto si possa il nostro sistema di welfare. Ora, è evidente che, tornando alla tematica dei direttori generali, se la nomina di un direttore generale diventa atto amministrativo in quanto tale discrezionale di un presidente, di un governatore di regione, tanto da non poter neanche sottoporre al sindacato di una giustizia amministrativa un decreto perché sostanzialmente è diventato intuito persone, la ci fermiamo perché da lì discende poi tutto diciamo, l'organizzazione della struttura. Quindi non c'è nessun bisogno di una normazione costituzionale,
ma certamente lo Stato potrebbe e dovrebbe riappropriarsi della sua potestà e sostanzialmente con una normativa quadro dire ok, la normativa concorrente regionale ha comunque natura di complementarità rispetto al principio generale che viene posto dallo Stato. Venendo all'aspetto economico, oggi sicuramente c'è un problema in termini di costi e anche in parte in termini di risultati, perché qui delle due l'una, o si spende troppo ma abbiamo però dei grandi risultati, o si spende troppo poco ma abbiamo almeno dei risparmi. Stare nel mezzo non va, perché sostanzialmente ci deve essere una riconduzione del sistema a un rapporto sensato fra prestazioni erogate, qualità e quantità delle prestazioni e costo delle stesse. Costo che poi deve essere posto non solo in carico al sistema sanitario nazionale. Ricordo la nota sentenza del 2008 della Corte Costituzionale che aveva delegato allo Stato la possibilità, anzi il dovere, di decidere i criteri di divisione del costo della prestazione fra cittadini ovviamente economicamente capienti e Servizio Sanitario Nazionale. Si era iniziato con i noti ticket, ma ovviamente bisogna fare molta strada. La sanità deve essere garantita a tutti, questo è il primo, ma chi può permettersela non vedo perché non debba. Oltretutto avrebbe probabilmente il beneficio di allentare alcuni, diciamo, nodi di costo che io ho avuto un'esperienza di mia madre che è andata in alcuni ospedali pubblici nel reparto solventi, devo dire che mi sono trovato veramente bene e questo dovrebbe essere un sistema. Tornando poi al discorso economico, che forse ora ogni anno quando c'è da approvare un bilancio di una regione si assiste a un balletto vergognoso fra l'assessore alla sanità, l'assessore al bilancio, i vari direttori generali delle ASL di competenza, alcuni governano 1,5 milioni di persone, non è che parliamo proprio di piccole realtà, e dei bilanci che fanno spesso saltare, andare in deficit sempre, ma spesso anche saltare delle regioni. Ora, anche questo è un altro problema che in qualche modo deve essere definito. Fra i criteri meritocratici che un direttore generale dovrebbe rivestire nella sua qualifica, dovrebbe essere rispettare dei budget che si dà ex ante, non ex post, perché qui sennò stiamo sempre a correre dietro a mettere la pezza a colori, ma non funziona così. Tu mi devi dare, quando ti nomino all'inizio di ogni anno, un bilancio previsionale ex ante, mi fai una revisione trimestrale dello stesso, giustifichi scostamenti superiori o inferiori, anche inferiori non vanno bene, al 5-10%, se non ci riesci ti caccio, a fine anno io regione devo avere una ragionevole previsione del costo atteso da ogni singola unità. Questo ancora non è, ma andrebbe messo. Il criterio meritocratico in capo a un manager, perché il direttore generale non è spesso un medico, è un manager, deve essere di capacità. Sembra una cosa ovvia, no? Ma vi assicuro, a volte io ho assistito, adesso non voglio fare nomi di clienti di studio, ma insomma, professori di fisica sostituiti in incarichi di Stato da professori di educazione fisica. Poi ovviamente il TAR ha annullato tutti i provvedimenti, però insomma, uno non vale uno, non almeno da un certo livello in su. La meritocrazia, che peraltro in Italia siamo pieni di capacità, la vera ricchezza della nostra nazione, oltre a essere nella nazione più bella del mondo, sono gli italiani. La capacità tecnica e anche proprio intellettiva, ma anche di scolarizzazione, di un italiano di medio buon livello non ha nulla da invidiare a nessuno. Quindi insomma, anche su questo mi taccio. Da ultimo, il privato: se una prestazione proprio fisica economicamente quantificabile costa meno se fatta dal privato, ben vengano le convenzioni fra ASL e privati per dare le stesse prestazioni a minor costo, perché no? Detto ciò, ci sono alcune prestazioni che, come dire, devono poi essere lasciate al singolo cittadino nella scelta, perché poi alla fine il diritto costituzionale alla salute è fondamentale. Uno Stato, secondo me, è degno di dichiararsi tale se garantisce difesa, sicurezza, salute e istruzione. Poi tutto il resto è un quid in pluris. Grazie. Assolutamente. Ah sì, perché certo, in caso di quello il resto...
Avvocato Graziano, una domanda al volo. Io so quanto lei sia esperto in finanza ad impatto sociale, perché me lo ha suggerito per il mio ordine, me l'ha suggerito addirittura per un'eventuale escalation nazionale nei confronti dei miei amati colleghi. Volevo sapere quanto, velocissimamente, quanto questa finanza di impatto sociale, questo concetto del welfare può oggi, che un po' è l'evoluzione, no, della finanza, aiutare lo Stato e quindi poi in via subalterna alle regioni. Caro professore, questa è una domanda di assoluto interesse che ti ringrazio di avermi posto, anzi, conta su di me se posso dare una mano su questo fronte. Allora, in materia, 5 anni fa c'è stata una task force G8 sulla proprio social impact finance. Io ero uno dei due, anzi, poi siamo diventati tre membri di espressione governativa e sostanzialmente abbiamo sviluppato uno studio, peraltro di grande interesse, se vuoi ovviamente te ne darò copia, sulla cui base sostanzialmente la finanza, impatto sociale, sembra banale dirlo, ma deve avere un impatto sulla socialità e deve essere misurabile. Quindi, se ci sono degli strumenti di qualsiasi tipo, anche in materia sanitaria, allora, uno strumento di finanza impatto sociale, che può essere benissimo anche la costituzione di qualche unità operativa, laboratori di ricerca, piuttosto che dipartimenti universitari su un tema, deve avere un impatto verificabile e questo impatto deve comportare anche nel lungo periodo un risparmio superiore al costo che lo Stato ha nel porre in essere la misura. Su questa base, specie oggi che tema di recovery plan, ci sono delle possibilità notevolissime. Noi avevamo anche, diciamo, ipotizzato a livello G8 di un documento che poi è stato approvato, quindi alla fine hanno seguito questa intuizione nel dire ci sono alcune misure di finanza impatto sociale che lo Stato pone, la cui misura dell'impatto supera quella del costo. Cioè, se io dimostro che a fronte di una misura il costo, per esempio, in termini di minori giorni di ricovero, di minori prestazioni erogate, supera l'immediatezza del costo, quella voce non deve neppure andare nel debito pubblico, ma nell'investimento, perché il differenziale fra costo immediato e ritorno in termini di risparmio ha un più davanti. Da lì tutto un dibattito che abbiamo aperto in materia di social bond, piuttosto che è tuttora in corso. Ai fini nostri, io mi pongo per quello che posso, ovviamente a vostra disposizione, per poter ipotizzare anche con l'ordine più importante d'Europa, che tu ora di cui tu fai parte, e meno male che finalmente la competenza arriva anche negli ordini professionali, di sviluppare dei sistemi e delle proposte di finanza, per esempio in materia di prestazioni di sanitarie o prestazioni previdenziali o di ricerca, che nel momento in cui un ente terzo, perché ci deve essere un ente terzo, valuta che l'impatto sia superiore al costo, anche nel lungo periodo, quello non è più debito, non va più nella voce meno del bilancio dello Stato, ma va a un differenziale, diventa un più, quello diventa investimento, che è molto diverso. Onorevole Trano che è in commissione bilancio, quindi. No, assolutamente è uno studio che sarà importante seguire e anche approfondire. Voglio dare la parola, ultimo intervento, lo diamo all'onorevole Massimo Baroni, grande esperto di sanità, e quindi a te la parola, Massimo. Grazie Raffaele, ti ringrazio soprattutto per la sopravvalutazione di grande esperto in sanità. Mi onoro di dire che da 8 anni che levo la cera e metto la cera in commissione sanità e quindi anche per una questione molto legata al film The Karate Kid, diciamo chi non ci arriva con l'intuito, con l'intelligenza, poi ci arriva con le gambe. Non so come ci sono arrivato io, ma devo dire che oggi ho alcune cose da dire proprio per questo affastellamento di esperienze rispetto ad alcune questioni. Usiamo un attimo il modello anglosassone, la colonna dei pro e la colonna dei contro. Oggi il tema è la questione di una possibile potenziale, gli anglosassoni direbbero potential, proposta di legge sul tema della dirigenza sanitaria, che come tutti sanno è una triade, è una
i capi di gabinetto nel famoso libro che è uscito nel 2019 dicono che la Santissima Trinità in Italia è data dal capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal segretario generale del Quirinale e dalla Ragioneria Generale dello Stato. Se c'è un veto da parte di questa Santissima Trinità, la cosa non si fa. Stessa cosa esiste anche all'interno di un'azienda sanitaria locale oppure di tipo ospedaliera, ovvero direttore generale che di solito sceglie sussurrato o sussurrato alle orecchie il direttore sanitario e direttore amministrativo. In alcuni casi il direttore generale ha un'autorevolezza che si li può scegliere in maniera autonoma, perché riesce a negoziare col potere politico il fatto che lui si sceglierà il proprio direttore generale e amministrativo. Ebbene, io cosa sono rimasto? In questi tre giorni ho avuto la possibilità di essere avvolto da questo livello estremamente alto della discussione, grazie proprio al collega Raffaele, che mi ha fatto conoscere il consigliere dell'ordine della provincia di Roma, professore medico Carnovale, e oggi ho sentito l'avvocato Graziano, su cui concordo in particolare, e vorrei lasciargli una piccola suggestione di approfondire il tema della contabilità analitica, perché noi abbiamo praticamente un buco nero, non solo là dove la contabilità analitica si fa, perché lì è possibile criticare il modello econometrico dei direttori generali, che quindi in maniera disumana applicano modelli di misurazione dell'esito e della performance, prescindendo da qualsiasi tipo di relazione umana, al punto che un infermiere deve fare una visita in un minuto e mezzo. E poi abbiamo il modello opposto, quello che ci ha detto il collega Sapia, ovvero abbiamo provincia di Cosenza una ASP, perché nel frattempo la confusione amministrativa in Italia è aumentata esponenzialmente negli ultimi 10 anni, per cui una stessa azienda si chiama AST, si chiama ASP, si chiama AST, si chiama ASL, si chiama USL ancora nella provincia di Trento, e quindi regione che vai, acronimo aziendale che trovi. Ebbene, ma la parte che mi sconvolge di più è che vedere qualche piccolo documentario, no, della provincia calabrese ti permette di vedere che non è mai stato possibile nominare un direttore amministrativo, perché nessuno ha mai accettato di fare direttore amministrativo nella ASP di Cosenza negli ultimi anni, e c'era solo un facente funzioni che per grazia, per pie sospinto, ha accettato di fare un facente funzioni, probabilmente in maniera impositiva, senza prendersi alcuna responsabilità, e ci credo, perché il buco è da 1 miliardo di euro in una ASP di Cosenza, che non so quante migliaia di cittadini, ma sicuramente non è tra le ASL più grandi d'Italia, ed è stata proprio un avvilupparsi all'interno del male, perché se esiste il male non solo esiste nell'additare i modelli econometrici che appunto sono il male assoluto, ma ci sono delle situazioni in cui in una ASP come quella di Cosenza il modello econometrico sarebbe il bene assoluto, perché non c'è nulla, non ci sono delle fatture registrate, delle multinazionali si sono permessi di presentare fatture doppie o triple alla ASP per farsi pagare la stessa cosa, sapendo dell'assenza di queste registrazioni amministrative. Ma torniamo là dove in realtà il sistema comunque funziona, c'è un dibattito, almeno io che dal 2012 seguo la sanità, c'è un dibattito sulle in letteratura di governance sanitaria, cioè tra appunto la comunità scientifica che si occupa di far funzionare le aziende sanitarie, e io devo dire che effettivamente, come il collega Carnovale,
È vero che la questione puzza dalla testa, nel senso che probabilmente il conflitto di interessi, la mancanza di indipendenza, ma io non credo che sia soltanto questo. Io credo che il migliore tra i direttori generali, nel momento in cui venga nominato all'interno di un'azienda ospedaliera che in quel momento è in fortissima difficoltà, o un'azienda sanitaria locale, non potrà fare dei miracoli, perché troverà un sistema di degrado amministrativo, una china di degrado che è molto difficile invertire il trend di funzionamento depressivo e di tipo parcellizzato, perché precedentemente qualcuno ha fatto peggiorare quel sistema. E allora, se noi utilizzassimo un modello scientificamente validato a livello internazionale e scientificamente validato a livello italiano, ovvero monitorare il benessere organizzativo di un'azienda sanitaria locale, ospedaliera, attraverso uno strumento che è un questionario, si chiama MOC, che è il questionario multidimensionale della salute organizzativa. Immaginatevi, arriva un direttore generale, bravo o non bravo che sia, ed ha la possibilità che gli venga, proprio in questo momento di Covid, tutti hanno uno schermo del computer davanti attraverso cui lavorare, gli si dà la possibilità in maniera facoltativa di partecipare a un questionario. Faccio un esempio: l'ASL di Viterbo ha 1200 dipendenti, 10 anni fa ne aveva 2000. In questi 1200 dipendenti si dà la possibilità di sottoscrivere un questionario in maniera certificata, anonima, in cui andiamo a monitorare alcune misurazioni per creare cosa? Questo tanto trasognato modello di recovery e di resilienza. Questa è la resilienza, trovare un sistema che oltre a una governance top-down ci sia una governance bottom-up attraverso una misurazione di costrutti come il comfort dell'ambiente di lavoro, la percezione dei dirigenti, la percezione dei colleghi, la percezione dell'efficienza, la percezione dell'equità organizzativa, la percezione del conflitto, la percezione dello stress, della sicurezza, della fatica, dell'isolamento, misurare l'isolamento, la fatica, l'apertura dell'innovazione, disturbi psicosomatici, indicatori positivi, indicatori negativi, soddisfazione. Noi in ogni unità complessa, semplice, amministrativa, potremmo colorarle non per vedere il numero dei malati di Covid o delle persone che sono state, ma per vedere lo stato di salute organizzativa di ogni singolo dipartimento. Quindi se è verde significa che funziona, possiamo non preoccuparcene o valorizzarlo, prenderlo come esempio. Se è giallo ci sono delle conflittualità, magari viene percepito il livello superiore come estremamente negativo, oppure rapporti tra colleghi, e lì bisogna intervenire con un progetto di benessere organizzativo, cosa a cui i direttori generali sono già obbligati, tra l'altro, da cose che stanno sulla carta, ma come la contabilità analitica sta sulla carta, perché se tu non la applichi non ti succede nulla a te dirigente se non applichi la contabilità analitica. Danno mostruoso alla pubblica amministrazione. Se non applichi il benessere organizzativo, nel medio e nel lungo termine hai degli effetti avversi estremamente gravi, perché ti culli in un'idea che tutte le persone sono uguali, tutte le culture locali sono uguali, tutte le culture organizzative sono uguali, tutte le storie delle persone che hanno combattuto, che si sono deluse, che magari sono in burnout, sono state mobbizzate, oppure alcuni hanno avuto degli ingiusti vantaggi di carriera che hanno devastato i rapporti interni e le persone non credono più al loro lavoro. È possibile monitorare attraverso dei colori questo clima organizzativo? Io dico di sì. Non solo, misuriamolo all'inizio, visto con l'evidence-based medicine, misuriamolo all'inizio del mandato, misuriamolo a metà mandato, misuriamolo a fine mandato, quei famosi bonus del 30% che il direttore generale si autoassegna a fine anno, lo vincoliamo a un miglioramento del benessere organizzativo. Ecco, io chiedo al professor Tedeschini se è rimasto suggestionato dalla mia proposta, che in realtà deriva da una letteratura ventennale che bisogna
che deriva dalla medicina del lavoro, è un paradigma della medicina del lavoro, della prevenzione e della salute organizzativa, deriva dalla psicologia clinica, dalla psicologia dei contesti organizzativi. La scienza è andata avanti, ma la politica è sempre molto indietro. Ecco, se riuscissimo a fare questo tipo di operazione, allora avremo direttori generali che conoscono termini, no, termini come, scusatevi, rubo solo ultimi, come lo strain, cioè se un collega in quel momento ha un problema di strain, un direttore generale non saprà di cosa stiamo parlando, che cos'è il mastering, un direttore generale non sa, il coping forse sì perché ha visto qualche telefilm americano, sicuramente gli effetti da stress lavorativo vanno misurati, nominati, che cos'è l'eustress e il distress. Esiste lo stress positivo da performance, esiste uno stress in realtà che deriva dal fatto che tu ti vuoi mettere in malattia, dalla work addiction, dalla burnout, dal mobbing, e tutti questi aspetti possono essere misurati. Allora andiamoli a misurare in maniera anonima, con dei test. E questi danno dei risultati, un po' come quando facevamo il servizio militare, che venivamo esclusi o venivamo misurati sulla base della nostra attitudine psicosociale. Io vi ringrazio con questi aspetti, mi chiedo scusa se mi sono dilungato. Mi sembra di aver assistito a un convegno internazionale, guarda, perché erano anni che non... Volevo dirle, onorevole, che questa meraviglia, no, del benessere organizzativo è tipica degli anglosassoni, no? Adesso volevo sapere da lei, ma più che altro dal professor Tedeschini, se noi vogliamo andare oltre, nel senso che io in alcuni ospedali di New York, a seguito di una bandiera, come ha detto lei, gialla o rossa, che riassumeva questi indicatori, negli Stati Uniti il direttore amministrativo o il primario perde il posto, perché allora ha un senso doppio. Quindi volevo chiedere al professor Tedeschini se questa cosa la domanda è giusta. Vabbè, allora lo chiederemo in un altro. Ok, ci cacciamo. Vabbè, prof, la faremo una riunione da lei, perché qui da soli non c'è. Infatti, solo questa domanda è importantissima, Federico. Prof, ci dica al volo, si può fare o no cacciare le persone se la bandiera è già è rossa? Dicevo, il bonus che si autoliquidano con processo autodeterministico di risultati ottenuti. Non si spaventano davanti al bonus. Professore, se ci sente, non so se ci può dare una breve replica. Intanto magari i giornalisti che sono presenti sanno dei quesiti. Magari si può. Intanto tutta questa questione, io sono molto contento di aver preso così tanti appunti. Io sono Massimo Lucidi, il corrispondente a Roma di The Map Report, un giornale sulla sostenibilità e l'innovazione. Quindi interventi come quello dell'onorevole Massimo Baroni, ho preso finalmente appunti, è bello venire qua, come ha detto il professor Carnovale, sembra un incontro internazionale. La mia domanda è semplicissima, abbiamo sentito il professor Tedeschini che diceva che organizzare la sanità occorrono anni, e mi sembra che avete parlato del futuro della sanità dandone tutte le ragioni, c'è un combinato disposto, mi verrebbe da dire, Carnovale Tedeschini, che ha tracciato le ragioni di tutto questo. La domanda è: cosa ci dobbiamo aspettare nell'immediato? Perché noi siamo il paese dove Arcuri, 1.250.000.000 di euro, è finito sotto inchiesta quando tantissime forze dell'opposizione, ma anche del governo, ponevano dei problemi che sembrava il commissario di tutto. E la stessa domanda va fatta anche al professore, perché cosa ci dobbiamo aspettare? L'aspetti meno politici, ma proprio sanitari, perché non l'Australia, gli Stati Uniti, la Namibia stamattina, gli italiani all'estero, gli italiani che vivono nella parte australe dell'Africa,
ci hanno comunicato che sono stati tutti vaccinati e sono aperti al turismo. La Namibia. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare? Dovremmo innanzitutto fare misura di tutto quello che ci siamo detti e poi rivolgerci ai politici, che qui sono gli unici che conosco, sono quei tre qui presenti, che disponibili a questo dialogo, conoscendone anche tanti altri, e quindi invitare l'onorevole Trano ad accelerare questo processo, magari suggerendo una riunione col professor Tedeschini, e immaginare immediatamente una proposta che poi, di cui lei si farà portavoce insieme ai nostri ospiti. Dico bene? Sì, no, infatti credo che ha assolto entrambi le risposte. Se non ci sono altri quesiti, magari ho visto il professor Tedeschini che lo vedo. Eccomi, ecco. Mi sentite? Sì, forte, forte e chiaro, ecco. Prego. Guardate, io non posso, al di là dei complimenti per la riunione che sono rituali, quindi inutili, non posso che confermarmi la mia disponibilità a lavorare insieme a voi, perché visto che ho la sensazione che mai come in questo nostro incontro si sia manifestata unità di intenti, e siccome fortunatamente noi cerchiamo di far funzionare meglio la macchina dell'ubbidienza, che è poi la macchina amministrativa dell'Italia, nessuno di noi è portatore di interessi corporativi, non c'è dubbio che potrebbe venire fuori un documento che abbia l'aspetto della proposta di legge, del disegno di legge, si vedrà. Non abbiamo noi la possibilità di scrivere un disegno di legge, quelli sono fatti del governo. Però è un fatto del Parlamento e dei parlamentari la proposta di legge. La scriveremo insieme, la lasceremo lì. Potrebbe darsi che fra qualche decennio avverrà quello che si disse con il famoso rapporto Giannini del 1980. Giannini aveva ragione, è ancora attuale, ma ancora non viene applicato. Se utilizziamo per il settore della sanità le categorie utilizzate dal rapporto Giannini, forse faremmo un passo avanti o indicheremmo una strada per fare un passo avanti. Purtroppo non abbiamo la forza di imporlo, a meno che gli elettori non ve la diano. E mi fermo qua. Prof, lei non conosce Giovanni Carnovale e Raffaele Trano, quindi è sicuro che non aspetteremo 10 anni i risultati. Però io conosco me stesso e so i guai che riesco a combinare quando mi ci metto. Va bene, le premesse ci sono tutte allora. Io direi che possiamo concludere questa conferenza stampa. Ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti questa mattina e quindi ci rivedremo probabilmente appena abbiamo già la proposta chiusa, confezionata, e quindi poi la illustreremo con dovizia di dettagli. Grazie a tutti.